Barbara Meggetto, che è il presidente di Lega Ambiente della Lombardia. Come ogni anno presentate i dati in occasione della settimana un po' del Treno Verde, com'è l'aria di Milano? Beh, ancora molto bisogna fare per riuscire a far respirare bene i milanesi. Siamo arrivati al 50° giorno di superamento, ricordiamo che la direttiva europea ci dice 35 giorni in un anno di superamento di polveri sottili di PM10, e quindi essere arrivati a 50 giorni ai primi di aprile, beh, è certo che è un problema, perché si avvicinerà poi a un altro inverno. Allora, noi crediamo che le misure che ha messo in campo il Comune di Milano potranno dare degli effetti. L'area B, insomma, è all'inizio, è agli albori, ma togliere le auto più inquinanti, che sono uno degli aspetti del problema dell'inquinamento atmosferico, ci è parso molto importante. Poi bisogna agire sulla conformazione della città, più aree verdi, bisogna togliere qualche auto in più, e Milano ha tutti i mezzi pubblici, ha la possibilità di fare anche di agevolare i percorsi ciclopedonali, per poter dire ai cittadini in tutta sicurezza di andare in città senza usare le auto. E sta introducendo anche un regolamento sulla micromobilità, quegli attrezzi aggeggi che vediamo soprattutto utilizzati dalle persone giovani, che però oggi aiutano a spostarsi in città senza usare l'auto. Quindi, insomma, siamo agli albori di un cambiamento rivoluzionario. Ecco, spesso però c'è l'esigenza di far conciliare la sostenibilità ambientale con poi anche l'attività economica. È possibile? Ma assolutamente sì, oggi. Certo, bisogna cambiare, bisogna mettersi nell'ottica che il cambiamento è già assieme a noi, è già parte di noi. Allora, cosa vuol dire? Che forse bisogna tarare degli orari dello scarico e carico, ad esempio, delle merci, magari utilizzare mezzi per le piccole consegne, che oggi con l'e-commerce hanno raggiunto anche livelli molto importanti. Beh, utilizzare ad esempio dei mezzi elettrici, perché sono quegli spostamenti brevi all'interno della città che possono essere molto utili, dove è molto utile utilizzare un mezzo come quello elettrico. Quindi diciamo che si può mettere in campo un cambiamento. In base alla vostra indagine, ci sono dei miglioramenti sul fronte di alcune emissioni rispetto all'anno scorso? Per esempio, PM10 è diminuito un po'? Ma allora, diciamo che su base annuale siamo arrivati sotto i 40 microgrammi al metro cubo, che è la media che ci richiede la Comunità Europea. Quindi, come dire, se noi tariamo il nostro inquinamento, diciamo così, da polveri sottili lungo tutto l'arco dell'anno, siamo rientrati nei parametri. Il problema sono i picchi giornalieri. A livello giornaliero i 50 microgrammi al metro cubo molto spesso vengono superati di 1, 2, anche 3 volte. Quindi è l'intensità, insomma. Esatto, è su quell'appunto che bisogna agire, e agire anche in fretta.